10 dicembre all'interno della chiesa di Sant'Eustachio a Belforte del Chienti è stato ospitato un incontro per presentare il prezioso manoscritto bizantino del VI secolo custodito nel Museo Diocesano di Rossano e per parlare del Polittico di Giovanni Boccati posto dietro l'altare maggiore della chiesa. Una serata culturale per rilanciare questi borghi colpiti dal sisma attraverso queste spettacolari opere d'arte che le possiamo gemellare. Questa sera abbiamo visto un patrimonio dell'umanità, il Codex di Rossano Calabro, Belforte del Chienti con questa pala d'altare sontuosa, la più grande d'Europa, oggi si gemella con il Codex Purpureo che resterà con noi fino a domenica 15 e questo sarà donato prossimamente al Papa. Siamo onorati di aver ricevuto l'Arcivescovo di Rossano insieme al nostro Arcivescovo, una lezione magistrale sia da parte della vice direttrice Cecilia Perri del Museo Diocesano di Rossano che di Stefano Papetti sul nostro Polittico, veramente eccezionale. Io credo che la presenza a Belforte del sindaco di Monte San Martino, la via dei Polittici Belforte Serra Petrona Monte San Martino, Crivelli Boccati Lorenzo d'Alessandro a Serra Petrona sia una buona strada per ripercorrere a prescindere dal sisma i valori nel nostro territorio. A presentare il Codex c'era il vice direttore del Museo Diocesano, Cecilia Perri. Il Codex Purpureus Rossanensis è considerato uno dei capolavori della cultura bizantina. Si tratta di un antico evangeliario greco-miniato che contiene 15 miniature considerate un capolavoro davvero dell'arte bizantina. Un testo che viene da lontano perché è stato realizzato in uno scriptorium bizantino dell'Impero Romano d'Oriente nel VI secolo d.C., quindi nei primi anni della cristianità, e che è giunto probabilmente intorno all'VIII secolo nella piccola città di Rossano. Rossano è un centro storico intriso di cultura bizantina nel cuore della Calabria. Presenti anche l'arcivescovo di Rossano, Monsignor Giuseppe Satriano, e quello di Camerino San Severino, Monsignor Francesco Massara. Credo che una serata come questa, dove la bellezza dell'arte viene posta in evidenza, è un richiamo appunto a ridare fiducia all'umano che vive in ciascuno di noi. L'arte trasmette sempre valori positivi perché la bellezza aiuta l'animo ad alzarsi soprattutto dalle macerie e quindi l'arte rappresenta la speranza e la gioia. Monsignor Massara ha ricordato anche l'apertura di domenica 15 dicembre della Basilica di San Venanzio a Camerino. Domenica apriremo la chiesa alla Basilica di San Venanzio che sarà veramente una grande opera d'arte, non solo luogo di culto ma la rinascita e la certezza che la ricostruzione si può fare in breve tempo e anche senza sprecare denaro pubblico. Ad allietare il pomeriggio poi ci ha pensato l'orchestra di fiati della città di Macerata, che si è esibita in alcuni brani del proprio repertorio.